Davanti a me c'è un MacBook Pro con Mac OS Mojave, una configurazione non da gaming, eppure sto giocando a Shadow of the Tomb Raider in modalità ultra. No, non ho installato Windows sul Mac, non mi permetterei mai. E no, non si tratta di un trucco con il quale avviare i giochi Windows sul Mac. Quello che sta succedendo ha un'importanza ben maggiore e potrebbe rappresentare il futuro del gaming. E questo futuro si chiama GeForce Now, si basa sul cloud e permette a chiunque abbia un Mac o un PC, anche con una configurazione di basso livello, di giocare con i giochi Windows con dettagli grafici al massimo. Lo permette a patto che si abbia a disposizione una connessione a banda ultralarga di almeno 25 Mbps, ma assolutamente meglio 50 Mbps, e si connetta il computer alla rete tramite un cavo Ethernet. Tutto il lavoro sporco, quello di elaborazione grafica, viene fatto dai server di Nvidia con un risultato eccezionale. Certo, il massimo è utilizzare GeForce Now su una Nvidia Shield TV, ma con le prime versioni beta del servizio, disponibili sia per Mac che per PC, è stato finalmente colmato il pesantissimo divario tra Mac OS e Windows. Grazie a questo sistema, anche chi possiede un computer della mela morsicata può giocare ai titoli più moderni e complessi graficamente. Un sogno fino a poco tempo fa. Il bello è che GeForce Now permette di installare sempre in remoto e sui server dell'azienda i giochi acquistati su Steam, Play e Battle.net e salvare i salvataggi nel cloud. È una sorta di Netflix del videogioco che permetterà di iniziare una sessione di gioco magari su un MacBook per poi continuarla sulla televisione, su una Shield TV, senza perdere progressi e salvataggi. GeForce Now inizialmente era un servizio a pagamento, ma adesso per tutto il periodo beta è totalmente gratuito e vi permette di giocare a tutti i giochi AAA presenti su tutte le piattaforme compatibili, con massimo dettaglio grafico e con tutti i dispositivi compatibili. Il funzionamento del servizio di cloud gaming di Nvidia è molto semplice. Come accennato, si tratta ancora di una beta e il download non è possibile per tutti gli utenti, ma per scaricare l'applicazione vi consiglio di andare sul sito, troverete il link nella recensione, inserire i vostri dati e mettervi in coda. Una volta scaricato il client per Mac o PC ed aver proceduto all'installazione, sarà semplicemente necessario inserire i dati del proprio account GeForce Now ed il gioco è fatto. Per chi ha familiarità con tutti i prodotti di Nvidia, l'interfaccia grafica non risulterà una novità. Il tutto è gestito da una GUI molto semplice, nella quale sono presenti due sezioni: giochi, che elenca tutti i titoli disponibili, e libreria, che include i giochi acquistati e utilizzati di recente. Una volta scelto il titolo, a seconda della piattaforma sul quale è stato acquistato, sarà necessario effettuare il login con i relativi dati di accesso. Nel caso di Shadow of the Tomb Raider ho effettuato l'accesso su Steam e il gioco è fatto. Dopo pochi istanti e dopo un rapido test della propria connessione, il gioco si avvierà e inizierà il divertimento. La risoluzione dei giochi varia anche a seconda della banda disponibile. I test per questa recensione sono stati effettuati su una 200 MB di TIM che funziona a banda piena, con la quale sono riuscito a giocare sempre in Full HD senza alcun problema di latenza. È possibile giocare con dei titoli già ottimizzati per il servizio, ma anche con i giochi non ottimizzati e il risultato non cambia. La prova del nuovo l'ho effettuato con Fortnite, perché è questa la tipologia di giochi che mette davvero alla prova il sistema. In questo caso non solo entra in ballo lo streaming del gioco dei server di Nvidia, ma anche la connessione degli stessi con i server con il servizio multiplayer. Chiaramente il rischio è una latenza eccessiva e si sa, in questa particolare tipologia dei giochi è molto importante avere una latenza molto bassa per non rischiare di essere ammazzati solo per il lag. Il risultato però è stato piuttosto soddisfacente, sono riuscito a portare a termine diverse sessioni di gioco senza alcun problema di rallentamenti o alcuno scatto. C'è ancora qualcosa da sistemare, è chiaro, si tratta ancora di una beta, ma le localizzazioni non sempre sono quelle corrette e sempre nel caso di Shadow of the Tomb Raider, per giocare in italiano è necessario impostare la lingua corretta ad ogni avvio, altrimenti il gioco partirà automaticamente in inglese. Insomma, c'è poco da dire, il cloud gaming è la risposta ad alcuni problemi che in effetti tendono a ridurre la distribuzione, soprattutto dei titoli di AAA, e ovviamente rendono quasi impossibile giocare a qualità ultra se non si dispone di un gaming PC, che però può essere molto costoso. Questa tipologia di servizio permette a tutti, ma proprio tutti, di giocare con il proprio titolo preferito senza la necessità quindi di acquistare un gaming PC estremamente costoso. Il dislocamento della potenza di calcolo e dell'archiviazione sui server di Nvidia è come se desse a tutti la possibilità di avere un computer dedicato solo ai giochi, con una
configurazione estremamente potente e che include una scheda video Nvidia P40. Infine, la possibilità di giocare su Mac a titoli altrimenti impossibili da riprodurre apre una nuova prospettiva per chiunque valuti l'acquisto di un computer oggi, ed è importante anche considerare un'altra cosa. Attualmente il servizio è destinato ai giochi, ma nulla rende impossibile un'implementazione simile anche per le applicazioni e per i programmi più complessi. Ma è chiara una cosa, se un gaming PC potrebbe essere in un certo senso acquistato da tutti, l'unico problema è il prezzo, ma se uno vuole un gaming PC con il tempo può risparmiare e farsene uno, la limitazione di questa tipologia di servizi del cloud gaming in realtà dipende dall'infrastruttura di rete. E si sa, in un paese come l'Italia, estremamente frammentato, in cui il digital divide è lì, pronto a rendere le cose più difficili, se una persona non avesse a disposizione una connessione a banda larga, probabilmente dovrebbe aspettare ancora un bel po' prima di riuscire ad avere una connessione tale da poter accedere a queste tipologie di servizi.